Conformarsi a Cristo non significa smettere di essere noi stessi, ma significa capire che più ci avviciniamo a Cristo, più noi diventiamo noi stessi. Essere come Lui, arrivare fino al punto di dire con Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, non sta a significare la perdita della nostra identità, del nostro io. Non si tratta più di far scomparire l'uomo, ma finalmente di farlo emergere. Chi è Gesù? Gesù è il figlio unico del Padre. La teologia usa il termine unigenito. Permettetemi di usare di più la parola unico perché forse rende di più l'idea. Quando un figlio è unico, e quando tu sei unico, significa che come te non c'è nessuno, che nessuno può prendere il tuo posto, che la tua unicità è il tuo tratto caratteristico. Più ti avvicini a Cristo, più diventi come Lui, cioè diventi unico, diventi unigenito, diventi irripetibile. Il tuo essere se stesso si manifesta fino al punto in cui tu non somigli più a nessuno perché sei un unico al mondo, esattamente come Gesù è l'unico figlio del Padre, ciascuno di noi è chiamato ad essere unicamente ciò che è. Ecco, più ci conformiamo a Cristo, più ciascuno di noi non perde l'identità, ma ritrova un'identità che lo fa riscoprire come unico al mondo, che lo fa riscoprire con una unicità e una diversità che il mondo non ha mai conosciuto prima. E neanche noi conoscevamo tutto questo, e soltanto Cristo ha rivelato questo a noi stessi. Vorrei dirvi che la rivelazione che Gesù fa su ciascuno di noi è una rivelazione definitiva, sì, lo è, ma lo è così come ce lo spiega Paolo. Dice Paolo che noi qui in questa vita intuiamo qualcosa, vediamo in maniera confusa, come dentro in uno specchio, dice Paolo, no? Ma poi essere introdotti nella vita eterna significa scoprire davvero quello che noi saremo, perché vedremo Dio così come Egli è davvero. E quando scopriremo chi è davvero lui, contemporaneamente scopriremo chi siamo davvero noi. È un po' come voler dire, quasi a conclusione di questo nostro percorso, che solo nel momento in cui vedremo Dio faccia a faccia, scopriremo anche la vera risposta a chi è l'uomo, chi siamo davvero noi. Soltanto quando vedremo il Signore contemplando il suo volto, mettendo i nostri occhi negli occhi di Cristo, ecco, solo in quello sguardo avremo finalmente lo sguardo che ci dirà qualcosa di definitivo anche di ciascuno di noi. A noi interessa però, in maniera sintetica, poter dire questo, che questa domanda, la domanda chi è l'uomo, è una domanda che attraversa la vita di tutte le persone, perché non è mai una domanda astratta, ma sempre una domanda che ci interpella in maniera personale, perché è una domanda che porta con sé la pretesa di poter rispondere a chi sono io. E il percorso che noi facciamo nella scoperta di noi stessi è quello di accorgerci che noi non siamo quello che gli altri dicono di noi, non siamo la somma delle nostre esperienze, ma siamo un inedito, un mistero, siamo una novità. Ma questa novità non la possiamo scoprire con la nostra intelligenza, con i nostri ragionamenti, non la possiamo scoprire per deduzione, non la possiamo scoprire per somma di cose che ci accadono dentro la nostra vita, ma la possiamo ricevere semplicemente come un dono che ci viene dall'alto. E dall'altro, Cristo dice che tutto ciò che è di interessante viene nella nostra vita, viene dall'alto, ma l'alto per noi non è un luogo geografico, non è l'alto dei cieli, così come noi immaginiamo. Per noi l'alto coincide con l'altro. Nell'esperienza relazionale della fraternità, soprattutto, noi scopriamo la profondità del cielo. È lì che accade davvero questa rivelazione. E questo alto che è diventato altro, altro non è appunto che l'incarnazione, cioè un Dio che si è fatto uomo, si è fatto incontrabile nell'uomo Gesù. E tutte le volte che noi sperimentiamo l'incontro con Cristo,
incontriamo in maniera traumatica qualcosa che mette in crisi la nostra identità, per rimetterci in cammino alla scoperta di un uomo nascosto nel cuore che Gesù chiama per nome, ma di cui noi abbiamo bisogno di tutta questa vita, più la vita eterna, per poterlo scoprire anche in pienezza noi.